Eccoci qua. Allora ci siamo, si parte per la battaglia elettorale. Avete visto che hanno fatto quello che, insomma, avremmo potuto aspettarci. Hanno fatto cadere il governo prima del devastante inverno che ci aspetta tra misure di contenimento della pandemia, tra virgolette, ma più di tanto sapete che qui non si può dire, e ovviamente in riferimento alla crisi energetica causata dalle sanzioni alla Russia. Per cui di fronte a un inverno del genere farci votare la scadenza naturale della legislatura in primavera avrebbe consentito a tutti i gruppi di dissenso di accrescere i loro elettori e quindi di superare magari in massa la soglia di sbarramento. Ovviamente votare in anticipo significa cercare di riuscire a fregare nuovamente gli elettori, perché è ovvio che si voti in anticipo perché sia 5 Stelle che Lega si sono poi sfilati. E in più c'è la Meloni che è sempre rimasta all'opposizione dal principio, alla finta opposizione dal principio, e quindi si punta a dire che tanti provvedimenti liberticidi votati fino ad oggi non erano nelle loro corde, quindi l'hanno fatto al solito perché costretti dalle questioni classiche del senso di responsabilità di appoggiare il governo del vilaffarista Draghi. Per cui questo è il quadro, provano a fregarci, anticipano il voto, bisogna capire che tutti i partiti storici vanno azzerati e bisogna votare gli altri. Italexit sarà presente, io sarò candidato, poi vedremo dove sarò esattamente candidato, ma comunque sarò candidato. E niente, andiamo a giocarci questa partita, dovremo raccogliere le firme in pieno agosto. Le firme saranno una battaglia pesante, vi chiederemo ovviamente aiuto per farlo velocemente. Inizieremo non appena sono completati i moduli elettorali con la lista dei candidati. Per cui vi terrò aggiornati su questo canale e su questa battaglia elettorale che deve portarci finalmente ad avere un'opposizione in Parlamento che è necessaria nella prossima legislatura, perché altri 5 anni credo che poi non avremo direttamente più l'Italia come Stato nazione. Altri 5 anni con questi eversori che vogliono cedere sovranità e il potere economico sovranazionale, significherebbe probabilmente la morte definitiva della Repubblica. Per cui è davvero, davvero fondamentale fare in modo che ci sia un'opposizione durissima, fisica, che gli vada a togliere il comfort direttamente all'interno delle istituzioni, dove fino ad oggi potevano fare quello che volevano. Noi dobbiamo togliergli il comfort, quindi è fondamentale entrare significherà avere più visibilità, con la visibilità si raggiunge la gente cooptata dalla propaganda che in questo momento ancora batte le mani a Pidioti e amenità del centrodestra. Ragazzi, inizia la battaglia, avremo bisogno di voi, dateci una mano, forza!